Quando si tratta o si parla di sperimentazione, in senso magari lato o di massimi sistemi, io trovo che non ci sia un tempo, un periodo specifico per diciamo, l'arrivo o la trasformazione o delle sperimentazioni. In ogni momento storico e in ogni luogo l'uomo ha sempre sperimentato, che fosse con la parola, che fosse con il ritmo, con il suono, con il segno, e quindi ogni momento e ogni luogo è quello giusto. Portiamo avanti da 4 anni un percorso performativo che fonde insieme pittura e musica in tempo reale. Abbiamo portato questa cosa all'estero, abbiamo fatto delle performance in Spagna, abbiamo fatto un piccolo tour in Giappone di 12 date e fondiamo in una maniera secondo me abbastanza personale questi 2 elementi artistici che sono il tratto, il segno, la pittura e il suono, la musica, dove io utilizzo degli strumenti autocostruiti e non, suono anche la chitarra elettrica brevemente, però diciamo che improvviso attorno a dei temi non temi che in questi anni sono un po' venuti fuori, mescolandoli e avendo anche dei momenti nei quali lascio Valentina quasi completamente in solo, anche perché lei usa delle tecniche abbastanza particolari e specifiche, alcune rumorose, perché sottrae colore dalla tela utilizzando delle lame metalliche e lavorando con queste lame sulla tela produce proprio un suono. Contento di una cosa, forse perché sono una persona continuamente alla ricerca di nuovi stimoli e quindi per me è tanto importante fare rock and roll come ricercare costruendo degli strumenti particolari, sonorità e mondi. Mi interessa tanto la melodia e la canzone come il mondo della ricerca contemporanea tonale e non ho predilezioni in un senso o nell'altro, nel senso mi piacciono veramente tanto John Cage quanto i Motorhead e per me non è un problema metterli insieme, nel senso non ho mai avuto un problema in questo senso. Se sperimentare significa cercare ancora di più dentro se stessi, magari, ancora di più ogni momento e ogni luogo è quello giusto e ogni persona deve trovare dentro se stesso quello che vuol dire sperimentando. Se vuole uniformarsi a delle regole lo può fare, se vuole invece sperimentare in senso quasi più diretto e, come dire, assoluto del termine, lo può fare non ancorandosi a nessuna regola. Dalle sperimentazioni più estreme nascono poi invece quasi dei dogmi, lo è stato nel corso della storia dell'arte e anche della musica, basti pensare che agli inizi del secolo quelle che noi adesso chiamiamo formule da canzone che venivano portate avanti da bluesmen ma non soltanto, erano quasi degli atti sperimentali di accompagnare con dei suoni, con della musica, con degli strumenti spesso autocostruiti, scope con delle corde montate, quello che si voleva dire, quello che si voleva narrare, che invece era qualcosa di molto più antico che veniva dalla tradizione medievale, anche precedente, dei troubadour. Quello era sperimentale agli inizi del secolo, per noi invece è qualcosa di talmente oramai consolidato e popolare che non lo è più, no? Quindi che cos'è realmente sperimentale? Io credo che nulla lo è se non l'esigenza del l'uomo di trovare dei modi e delle formule proprie personali per potersi esprimere, quindi ogni luogo e ogni momento secondo me è quello giusto per sperimentare.